prendi smith vabbè vabbè rice si io volevo c'ho ho cattato la mia fiamma smith buona anche per un eventuale sbc secondo pick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dammi Valverde ah caspita ah però this is very good quante cose? 4 milioni. <ride> allora, Gianchi ci propone. DD. Ah, te ne pure Olise. Pura Ro... Ma che ha combinato?! Gianchi ha sgravato di nuovo. Ma che sta qua? Gianchi è proprio sempre esagerato in quello che fa. Sgrava sempre. che mi pare bello strong sul pallone a occhio è quel Ballack spostala ma ragazzi ma Ballack che solidità madonna quella degli Emi quanto è scarso ok bravo Gomez Bomma, mamma mia, Gomez Cap de' Viglia molto solido pure lui. Bello, eh, di Grazie per me, quello lì se march. Non c'ha fisico! È 2 metri non c'ha fisico! Curr! Ehi... Hey. Bas fuori, io c'ha fuori. Vabbè, ma sto è un animale. BOOM! Solidissimo, capito che è? Ancora Vidic con un intervento automatico. Marons to Bravo, sì! Ma mi si è piaciuto. Cap de via! Oh! DDE! Bravo! Madonna sto Royce del ca. Madonna che marcio sei, Royce. Ma vai a fare. Di ragazzi, Vidic gioca letteralmente da solo. Oh, ma uh, Ma quanto corre Oh Ora Christianson. Ottimo Oh Ma che Cazzo sto vedendo Però guardate che sprint boost! Non c'è il tech. ma è le 1 corse è incredibile! Ma guarda come sguscia! Oh! Oh! È impazzito! Buttalo fuori! Aspetti! Bello! Arrivederci! Ma che personalità Stuplavich. Dusanna. Ma va 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 va. Chi lu Forlan. Bravo. Bello buggato, sto eccetera. Eh. Quindi, recap. Di tutti questi giocatori che abbiamo provato grazie a Junkie con la Universe, che ha totalmente sgravato, tra ieri e oggi li ha comprati proprio tutti. Partiamo da Vidic credo che sia uno dei DC sicuramente da top 5, se non da top 3, poi le faremo le top. Troppo forte questo, fa chi cazzo, velocissimo full automatico, cioè penso che sia a mani basse il DC più automatico che ho provato quest'anno. Anche cioè, mi dà pure più come dire, mi sento più sicuro con Kiss che con i vari Virgil anche nelle versioni ottimali. Quindi Probabilmente uno dei più automatici. Velocissimo nei cambi di direzione a campo aperto. 4-5 con delle buone stazze di passaggio. Quindi con entrambi i piedi verso pallone. 99 di forza. Il body type che gli vuoi di è 1,90m. Eh, voglio chi sta veramente troppo forte. Gioca letteralmente da solo. Gli hanno messo pure 95 di reattività. Tutti 99 di difesa. 80 di agilità. Che è molto per un difensore centrale. Niente, pochi cazzi. Si intesa ombra. Vale tutti i crediti che lo. Quanto paga quanto sta un milione e mezzo forse è sceso adesso sì meno di un milione e mezzo questo è un ma uh, onestamente non, non ho visto punti deboli a Stovic per me questo è un è un fottuto 10 è un difensore centrale da 10 che, che punti deboli ha questo non ne ha non ne ha giuro che non ne ha Bo anzi no 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 fermi 9,5 9,5 Aerial non plus 9,5 solo quello gli manca. l'aerial plus è troppo importante di sti tempi quindi 9,5. Andiamo avanti, questo Gomez, anche lui gran bel giocatore. È un SBC del valore di 750.000 crediti, molto veloce, sia in accelerazione che a campo aperto. Se la cava molto bene. Anche palla al piede quando deve passare il pallone, perché comunque 4-4 delle buone stazze di passaggio è automatico. Ma mh, diciamo ad un otto. 80-90% non è uno di quelli che rientra nei full automatici. Eh, lo si apprezza per lo più nella difesa aggressiva manuale. Se lo lasciate in mano alla CPU, ogni tanto in un po' in crisi va. Però onesto, lo vado a posizionare al livello dei vari sclotterback con AT, quindi quelli di, di fascia alta. Poi ci sono quelli di fascia altissima, tipo Vidic, però questo si va a mettere mezzo gradino sotto insieme a. A tutti gli altri Un gran bel difensore centrale Secondo me è una pecca abbastanza grossa L'amo anche se mi piace più nei centrocampisti Però almeno base ce lo potevano mettere Anche lui purtroppo non ha la Real Plus Quindi è un ottimo difensore centrale Però non ci spenderei mai 750.000 crediti Tra l'altro con tutte le DC che ci stanno in io. Sì, poi si può appare, bla 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 Ma... Comunque per me non c'ha senso questa SBC. Come stile intesa un'ombra come voto per me lui è un 8, però non lo, lo farei. Cap de via, il ritorno di cap de via, 4-4 alto alto, grandissima presenza in game. Molto automatico per essere un terzino passaggio assolutamente top col razzetto, palla al piede prende pure un'ottima velocità. Però capite che non è. Più nonostante sia stato bustato a merda, non è più devastante come le versioni iniziali di Capdevia, boostate, upgradate, evolute, eccetera. Perché adesso circolano veramente dei mostri, i vari Aland, Leao, Sorlot. Ecco, diciamo che contro quelli si fatica molto con un giocatore. Del genere fisicamente parlando. Però è anche vero che non è che chissà quale scelta incredibile ci sia. Certo, Avers per me è superiore a lui, però questo qui diciamo rimane una opzione top. Però sappiate che andrete a soffrire molto la fisicità. Come stile intesa, abbiamo applicato un'ombretta. Come voto per me lui è un 8,5. Pieno. è uno dei terzini più difensivi ed automatici che potete comprare però secondo me c'è di meglio comunque ci può stare su questo prezzo è onesto ballack allora appena ha toccato i primi palloni questo ballack mi ha fatto un'ottima impressione perché 1,88m, gran body type 4,5m, alto alto ma soprattutto palla al piede grazie a quel technical plus si riesce a sopperire molto a quella troncaggine estrema che da sempre ha Ballack. Poi c'è pure un ottimo primo controllo grazie al pressile pass, i passaggi sono eccezionali, però in game ha un problema questo Ballack, non difende, ma proprio, guardia, ma per niente, cioè fino a che lo muovete manualmente, essendo molto grosso, avendo ottime stats di contrasti in piedi, eccetera eccetera, se riesce a difendere buono però in, cioè, quando lo vedete che si muove in mezzo al campo, non dimostra né l'alto alto. Sto notando adesso quella lettura difensiva greve, nel 90 di aggressività. Insomma, è un peccato perché palla al piede è tanta roba. In fase di impostazione. Però sappiate che è più un CC oppure un CC da centrocampo a 3, ma non CDC, assolutamente no. Quindi ottimo in tutto. Peccato che si nasconde un po' in mezzo al campo. Come stile intesa, per me su questo andrebbe più un'ombretta oppure un motore se lo si usa. CC. No, gli metterei ombra, onesto. Come voto, per me lui è un 8. Meno vale quei crediti però occhio perché non è un cdc è più un cc ha dei emi allora ragazzi questo è inutile non lo so perché sto cristiano non rende eh, lo hai voluto 100 volte quest'anno mm, non rende non mi chiedete perché non corre più di tanto nonostante abbia tutto al posto giusto ha dei playstyle top il technical però fa fatica ad andar via in velocità, poi in questa versione 5:5 io non lo metterei mai sotto porta uno del genere perché in game lo trapassano, non ha un body type che gli permette di stare andata a terra e protegge buono pallone. Classico giocatore che ha tutto. Al posto giusto, ma in game è fracio. Questo è il mio modesto pensiero. Quindi non ci perdo manco più di tanto tempo. Come si è intesa, un predatore come voto, per me questo è un 6,5 carta bella, ma non balla. Chi se ne è nato? Va bene che lo devo ancora finire di evolvere, ma chi se ne è nato? Ah, ovviamente stiamo parlando di next gen old gen non ci gioco da mesi Olise, chi per me è nato che l'emblema era Fracetam già ne ho uno sul mio account 5.5 con stats simili, mi pare che addirittura 99 di tiro, questo è 1.89, ha cioè delle stats assolutamente top però per me è troppo limitato da quel 62 di forza, voi vi ritrovate un giocatore grosso fisicamente ma con una reattività Mediocre e che viene trapassato, viene soprattutto rallentato, strattonato, spostato continuamente ed è triggerante perché Vivirita ha su stombeck che non riesce a spostare gli avversari e onestamente alla lunga triggera. Poi sicuramente molto agile se la cava bene quei passaggi bla 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 bla. Tiene pure una bella finalizzazione, però. Sappiate che nel momento in cui andate a fare questa evoluzione, vi ritrovate un giocatore con questo problema della poca forza fisica. Che secondo me quest'anno è un problema molto limitante per i giocatori su Next Gen. Come si è intesa un falchetto, ripeto, va evoluto, però lo conosco bene: sto giocatore. Come voto per me allo stato attuale è un 7 e credo che rimarrà tale pure dopo l'evoluzione però grosso punto interrogativo tanto non è che piglia un upgrade da forza che è quello il problema il resto è buono royce altra SBC costosetta che mi ero perso perché non c'ero 5-4 alto alto qui siamo in presenza di un'altra carta che ha tutte le stats dannatamente giuste questo non ha niente fuori posto se non quella poca velocità a scatto però per qualche folle motivo in game questo non rende più di tanto. Allora, ha un ottimo technical, va via molto bene con l'R1, non prende molta velocità a campo aperto, le stats quelle sono, la finalizzazione è ottima così come i passaggi, però quello che non convince di questo Royce è che non dimostra assolutamente 90 di forza, non dimostra assolutamente 96 di reattività e 92 di equilibrio e neanche 92 di agita. Palla al piede è un po'. Legnoso nonostante abbia la quinta stella, skill, eccetera. È un COC, COS e COD con cui spammare filtranti, tiri a giro, provare la giocata col technical. Ma non è assolutamente un giocatore fisico che vi fa salire la squadra, per come la vedo io. È un peccato perché le stats c'erano ed erano giuste. Secondo me, questo modo di rendere in game è dovuto dal suo body type che è un po' esile in game nonostante la forza, nonostante abbia una buona altezza. Comunque, per me non è un SBC da fare, solo se siete fan, non ci vale tutti quei crediti come si è intesa, un motore, anzi, sarebbe meglio un falchetto come voto per me questo Royce è un 7,5. No, al posto di Socrates Triggeri, lascia perdere, no, non l'ho sbloccato. Se l'avete già sbloccato, cercate di imparare ad usarlo. Ma Drogba l'ho provato per un totale di 9 partite in prestito. Vi dico già che me lo sto sbloccando sul mio account, nonostante ho trovato Cristiano Ronaldo rosso. Allora, prima che iniziate con i confronti, premessa... Questo si va a posizionare in quella categoria di player per buggare, per alzare il pallone, quindi quelli con l'aerial threat che la devono prendere di test. Punto numero 1. si differenzia molto dall'altra versione di Drogba? Cos'è 94? quell'altro? si differenzia molto? La risposta è no. Quello che cambia in maniera significativa è il Technical, quel Technical Plus. Lo rende molto più utilizzabile quando c'è da infilarsi nelle linee difensive più nello stretto Quindi non è solo un giocatore da doppio passo dritto per dritto Ma grazie al technical potete essere più precisi nel saltare l'uomo Dato che non ha le 5 stelle skill Per il resto è molto simile però, per come la vedo io, questa è una cosa che fa la differenza su un giocatore così pesante. Come va utilizzato? Dovete alzare il pallone, ci dovete fare le sponde, colpi di testa, dovete lanciarlo, dovete farlo partire con i doppi passi. Insomma, come si usa Aland, come si usa Sorlot e compagnia bella. Quando tira, butta giù le porte, con i passaggi sta un po' a pezzi, ma sti cazzi. Fisicamente è un drago, come sprint boost... Bene, non, non benissimo, bene. Sorlot corre molto, molto di più. E niente, è una carta che se cercate una torre, onestamente se la gioca con uh, i top, se mi fate la domanda meglio lui o Sorlot, per me è meglio Sorlot. Se mi fate la domanda meglio lui o... Joselu, quel Joselu è una hit incredibile Meglio lui Lui o Aland se la giocano Anzi del Toti è meglio questo Del Toz, penso sia meglio Aland Però è una carta Che in quel ruolo Tolti top top è notevole E io me lo sblocco Perché? Perché voglio diventare una scimmia E voglio spammare cross come un bimbo me Va bene? Voglio convertirmi io alle scimmie che spammano i cross Come stile intesa un motore Come... Voto, per me questo Drogba è un 9- Vale quei crediti? Assolutamente sì SBC consigliata Vi parlo anche di questo Ronaldo che ho trovato sul mio account E con cui prima ho fatto una decina di partite Allora, anche lui rientra in quella categoria delle torri Ora, voi direte, sì ma questo c'ha la quinta stella skill Vero, lo rende quella quinta stella skill... Più utilizzabile spalle alla porta, ma comunque non mi ha impressionato. Sinceramente, nello stretto si sente molta. Quando vi provate a girare e rigirare, dovete essere bravi con il reverso elastico, con gli scoop turn, con gli elastici normali per farlo girare. Se siete bravi a fare ste robe e a sprint boostarvi con i doppi passi che sono veramente devastanti. Grazie al passo veloce che gli permette, grazie pure al body type, di prendere un'ottima velocità, si comporta bene. Poi. I punti di forza di questa carta sono. Vabbè, la finalizzazione, una delle migliori, senza se senza ma, c'ha tutti i 99, quando tira butta giù le porte, non vi dico se prendete i timed. Con i passaggi sa cavicchia, ma non è da far giocare assolutamente né COC, né COS, né COD proprio perché fa fatica nello stretto, nonostante il Technical base, si sente poco quel Technical, così come si sente poco quel 99 di reattività, regge molto bene fisicamente, di testa ne prende 8 su 10 e con i power shot butta giù le porte Ora arriviamo al dunque, è meglio come torre di Sorlot? Come torre? No, perché Sorlot le prende di più di testa perché è più alto. Come punta unica è meglio di Sorlot? Assolutamente sì, perché è un 5-4. È meglio di Alan come punta unica? Assolutamente sì. Come COS come esterno sono meglio Alan, Sorlot, quella gente lì perché corrono più di lui. Però questo punta per baggare oppure per giocarci anche palla a terra è tanta roba. Ha un'altra domanda: meglio lui o R9? Meglio lui. Perché? Perché è più completo. R9 non è che sia messi nello stretto, pure R9 sta bello impastato. Reggono bene fisicamente entrambi, hanno entrambi la quinta stella. R9 ha di più il piede debole di questo Cristiano Ronaldo, però questo in più ha il gioco aereo, i passaggi, gli sprint boost che sono meglio, eccetera, eccetera. Quindi è complessa e meglio lui. Come stile intesa, il solito motorino, come voto, per me questo è un... 9,5 attaccante estremamente in meta completo, ci vogliono un po' le mani. Che, ahimè, non è che chissà quando ne tenga. però, se siete forti, questo lo fate work in maniera devastante. Non è un 10 perché non è agilissimo ed è un po' triggerante nello stretto e palla al piede, quindi Recap di questi giocatori abbiamo provato grazie ad ADP Scuola Futti Universe Guardate questo Christian Zan mi pare che è un obiettivo Comunque no? è gratis 1,87 delle buone stats di velocità Agilità è tutto Diciamo che è automatico a un 90% Bello presente in game L'unica cosa è che non sempre sposta bene gli avversari Comunque diciamo C'ha l'Aerial Threat Molto buono ha Tutto al posto giusto per essere gratis, è notevole. Solo questo, quando siete molto aggressivi, andate sotto, sparati a volte, nonostante gli ottimi playstyle. Sembra non attaccarsi a lungo. Come siete intesi su un'ombretta? Come voto per me, lui è un buon 8 questo DC. Un altro DC molto valido. Questo Zubimendi, onestamente, pure lui aveva tutte le carte in regola per essere. Una buona carta, 4x4, 1,81m, ha due playstyle assolutamente top, diciamo non è un gigante in mezzo al campo, non ha molta forza, risente tanto di questa poca fisicità e si perdono un po' quelle che sono le stazze difensive, non è che dici vabbè io lo sposto più avanti, ci C. no, ha da fare un perché è un 4 4 piccoletto, per carità i passaggi sono buoni, onestamente lui non mi ha impressionato anche perché... Non è molto presente in game nonostante i top play style. Qui è un normale alto con un 87 di quindi. Anche in ottica upgrade non è un giocatore che sbloccherei onestamente. Come si sente un'ancoretta? Come voto per me lui è un, un 7 meno, Ma no, un 6,5. In realtà non ci arriva a 7. Questo. Solo Zano ovviamente si deve ancora evolvere. Non lo so. Però mi sembra la base molto marcia. Vedremo una volta evoluto. Emanuel fucking Petit, il solito Petit, full automatico, 1,85 m, grandissimo body type, palto alto, molto presente in game. Chiaramente, un Petit con un piede debole non marcissimo. I passaggi sono veramente molto, molto buoni: cioè sia delle ottime stazze che dei playstyle top. Anche dei top playstyle a livello difensivo che si sentono tutto. Però nonostante il tecnica alla base, palla al piede è sempre un chiumo allucinante. Quel 90 di dribbling, quell'80 di dribbling, quell'80 di equilibrio, si sentono tutti palla al piede, quindi solo un top CDC, ma già CC. Io questo non lo userei mai nella vita. Se lo trovate, dategli un try. Perché difensivamente è tanta roba, ovviamente. Mai nella vita terzino, non è abbastanza veloce. Come si lente su un'ombretta, come vuoto, per me lui è un 7,5. Questo forlan purtroppo. Mi aspettavo qualcosina di più, 1,80 m che non dimostra. In game sembra 1,75 m. Non lo so. Sembra veramente piccolo, esile in game. 5-4, grande finalizzazione. Se la cava abbastanza bene anche con i passaggi. Soffre, soffre troppo la fisicità dei giganti delle difese di adesso. Io l'ho utilizzato COC e devo dire che il suo lo ha fatto, ovviamente non è. Quello è Il suo ruolo, come vedete, a livello di passaggi, si sì, ha dei playstyle base, ma niente di eccezionale. Così come i playstyle offensivi, tolto il technical base, anche lì niente di che. Una carta average con un body type, meh, solo un'ottima finalizzazione. Come si intende su un motorino, come voto per me, lui è un 6,5, ma anche qui non ci spenderei mai 170.000. E infine, Vlaovic. Questo, diciamo, è una hidden gem. Se vogliamo, senza. A fare gli esagerati questo è un giocatore che sta 120k gran body type 1,90m molto valido nel gioco aereo grazie appunto a tutti quei 99 di l'aereo l'aerial threat C ha un gran bel tiro a giro però quello che impressiona di questo è lo sprint boost L1 corsa manco tanto i doppi passi ma L1 corsa vola letteralmente ha un'accelerazione bruciante e questo lo rende interessante perché alla, uh, alla linea difensiva avversaria se vi buttate tra le linee con questo passate facile se l'avversario esita un attimo nel temporeggiato. Tolto questa accelerazione bruciante, grande finalizzazione, top gioco aereo, per me per il resto poca roba perché purtroppo 83 di agilità, 82 di equilibrio e 0 technical, si sentono un botto nello stretto, sì, è abbastanza sgusciante, ma è più un giocatore da dritto per dritto, non c'è neanche la quinta stella a quindi è una hidden gem perché comunque per quel Prezzo vi andate a prendere un giocatore molto veloce, un po' alla Sorlot se vogliamo, ma non è mai paragonabile a Sorlot. Mai nella vita, come si sente, su un falchetto lui è un ottimo sette e mezzo, una hidden gem. Quindi un giocatore molto valido, non te l'aspetti? Ma ci sta, detto ciò, io vi ringrazio per aver visto questo video. Fatemi sapere in commenti qual è il prossimo playa di cui volete vedere. più stato buone. A presto.